7 febbraio 2011 siamo giù al Granatello e possiamo notare l'immondizia che c'è praticamente, e di sera sono le 6 e 10 che c'è in questa zona. Ricordo, questo è dove sta il ristorante Ciro a Mare. Allora, vediamo qua, caro sindaco. Ovviamente sarà segnalato domani mattina per iscritto. Possiamo notare ovviamente l'immondizia che c'è praticamente in questa zona. Come mostrano le immagini. Allora, si può notare buste di spazzatura, allora ripeto, mi trovo giù al Granatello dove stiamo riprendendo praticamente l'immondizia, la parte dove si trova il ristorante Ciro a Mare. Come si può notare, l'immondizia che ci sta. E possiamo notare l'immondizia che c'è. Amore, ma manca tu, stai zitta. Come si può notare, allora possiamo notare, caro sindaco, le condizioni in cui si trova il Granatello. Allora, le condizioni igienico-sanitarie. Come si può notare, caro sindaco, l'immondizia che c'è. Stiamo riprendendo la situazione in cui ci troviamo. E possiamo notare. Allora, continuando ovviamente prendendo, facendo le riprese giù al Granatello, ci avviciniamo anche verso le varie immondizie che ci sta qua, proprio una condizione igienico-sanitaria, mamma mia, bruttissima. Abbiamo parlato di raccolta differenziata che arriva al 65%, però ovviamente notiamo che alcuni posti, tipo giù qua al Granatello, o via Università, o via Dalbono, o all'incrocio del viale Rossini, o piazzale Brunelleschi, la raccolta differenziata non viene fatta. Anche ricordando, caro sindaco, e voi che ascoltate e vedete questo video, è stato segnalato per iscritto e denunciato per iscritto da me di queste cose che sto dicendo, protocollate. Quindi ovviamente questo video va per fini, ha un fine buono, cioè quello di denunciare ciò che non va, e sicuramente il sindaco e l'amministrazione si attiverà a risolvere questi problemi. Intanto il problema c'è, come si può notare,
siamo nel piazzale, quindi a riprendere tutto ciò che non va. E da come riporta anche il video. Ripeto, siamo giù a Granatello, è il 7 febbraio 2011, stiamo riprendendo le condizioni del Granatello, condizioni igienico-sanitarie, la spiaggia. Quindi quando ci muoviamo lo facciamo come si deve, facciamo una critica costruttiva e non distruttiva. Che la miglior cosa è fare sempre le cose costruttive e non essere demagogici, ma con i fatti. Che purtroppo viviamo oggi nella demagogia di chi entra in politica nelle prime armi e fa solo demagogia. Noi invece amministrazione, consiglieri comunali, sindaco, facciamo i fatti. Il sottoscritto fa i fatti, denuncia, protocolla, segnala e non si è mai tirato indietro. Anche la denuncia fatta giù al mercato, giù al viale, riguardo agli extracomunitari e gli ambulanti, condizioni igienico-sanitarie, tutto quello che viene fatto, viene segnalato e certamente invito sempre i cittadini di collaborare con le istituzioni e le forze dell'ordine. Quindi non ci mettiamo a fare demagogia, ma facciamo i fatti di chi a volte tenta di strumentalizzare ovviamente l'amministrazione contro l'amministrazione di cose che magari si dicono che non vengono fatte e in realtà vengono fatte. Quindi, allora stiamo ancora riprendendo il video, qua siamo sulla spiaggia e possiamo notare anche le condizioni della spiaggia che purtroppo pure è sporca. Con questo ho finito il video. Vediamo anche il divieto di balneazione, ordinanza numero 234 del 01-06-2008. E con questo ho finito.